Allora, oggi proviamo a parlare di Future Continuous e Future Perfect, che sono due forme di futuro in inglese. Allora, il Future Continuous si usa per parlare di eventi che saranno in corso in un periodo del futuro e si forma sostanzialmente aggiungendo a will il verbo essere in forma base, quindi be, e poi il verbo in ing, quindi will be. Doing, will be, having, will be, lying, will be, saying, will be, eccetera. La negativa si fa con il will al negativo più be e ing, quindi won't be using, won't be driving, won't be, blah, blah, blah. La domanda si fa mettendo il will prima del soggetto, quindi will you be using, will you be doing, will you be, eccetera, eccetera. Il future perfect invece si usa per guardare un evento da un punto dal punto di vista del futuro, ok? L'evento può essere completato ancora in corso, per esempio, sarò andato a dormire quando rientrerai. Il mese prossimo saranno 40 anni che sono sposati. Saremo stati qui da 10 anni a maggio. Non sarà uscito prima delle 6, non avrai finito prima di venerdì. E si forma con il verbo will più il verbo essere in forma base e il verbo avere in forma base più il participio passato. Quindi, I will have gone, io sarò andato, I will have been, io avrò, saranno stati, non sarò stato. Al negativo si cambia il will in won't, quindi I won't have left, I won't have been, I won't have finished. Nelle domande chiaramente il will va prima del soggetto. Will you have finished? Will I be finished? Eccetera, eccetera. Il future continuous e il future perfect si possono usare con il by, by, che vuol dire per, entro, e by the time, che vuol dire sempre per, entro, nel momento in cui, esempio. By the end of the 21st century, humans will be living on the moon. Entro la fine del XXI secolo, gli esseri umani vivranno sulla Luna. I'll have got married by the time I'm 30. Prima di aver 30 anni sarò sposato. Per porre enfasi su un'attività, si può usare la forma progressiva del future perfect. Tuttavia, tale uso non è comune. In questo caso la forma è will have been più verbo in ing. Quindi, per esempio, next week I'll have been working for 2 years. È come aver messo insieme sia il future continuous che il future perfect. Future perfect continuous, infatti, si chiama. Quindi è will più verbo essere che supporta il participio passato più verbo avere che supporta il verbo essere al participio passato più la forma in ing. I'll have been doing, I'll have been working, I'll have been saying, eccetera, eccetera. Quando ci riferiamo al futuro, comunque, di norma si usa un tempo presente dopo when, before, soon, eccetera. Per esempio, questo è a parte al future continuous e al future perfect, è giusto per parlarne un po'. I'll phone you when I arrive. Ti chiamerò quando arrivo. I'll talk to you again before I leave. Ti parlerò di nuovo prima di andarmene. Si può utilizzare anche il present continuous. Con while, per esempio, I read my magazine while I'm waiting. Leggerò la rivista mentre aspetto. È possibile usare il present perfect se si vuole mettere in evidenza un'azione che si concluderà prima di un'altra. You can have the book when I've read it. Potrai avere il libro quando l'avrò letto. Shall we go for a walk when it stopped raining? Possiamo andare a fare una passeggiata quando avrà finito di piovere? In questo tipo di frasi la posizione della frase principale e quella della subordinata è intercambiabile. Comunque, se la frase iniziale è introdotta una congiunzione di tempo, si pone una virgola tra le due frasi. Esempio: When I know, I'll tell you. When I know, virgola, I'll tell you. Quando lo saprò, te lo dirò. I'll tell you when I know. Ok? Intercambiando. E altre cose da dirvi sul futuro. Allora, posso dirvi questa cosa. Ci sono delle forme che si usano per parlare di azioni che si aveva intenzione di compiere o di eventi che ci si aspettava avvenissero nel passato ma che non sono avvenuti. Per esempio, si può usare was sbarra were going to.
I was going to tell him, but I didn't see him, per esempio. Stavo per dirglielo, ma non l'ho visto. We were going for a walk. We were going to go for a walk, but it started raining. Stavamo per andare a fare una passeggiata, ma è iniziato a piovere. Cioè, quando c'è questo ma, possiamo usare was, were going to. Oppure, was, were supposed to e was, were meant to, was, were due to. You were supposed to be here half an hour ago. Dovevi arrivare qui mezz'ora fa. Devi essere qui. He wasn't meant to know about the party. Non doveva sapere della festa. The train was due to leave at half past six. Il treno avrebbe dovuto partire alle 6:30. Possiamo usare anche was, were to, per esempio. The meeting was to start at half past eight, but it was delayed. La riunione sarebbe dovuta iniziare alle 8:30, ma è stata rinviata. Si usa il was were per parlare di eventi concordati in modo formale. Questa struttura si usa nei notiziari in contesti simili. Il would si può usare per parlare di un evento del passato che può essersi o non essersi verificato, per esempio. I knew you'd pass. Well done. Sapevo che saresti passato. Bene. Si scrive WOULD e stringendo apostrofo D. I really thought he'd pass his driving test. I'm surprised he didn't. Pensavo che avrebbe passato il test. Sono sorpreso che non l'abbia fatto. Il verbo su quale cade l'enfasi intonativa è l'indicatore che rivela se l'evento si è o non si è verificato. Esempio: I thought it would rain. Perché ha piovuto davvero. Io pensavo che dovesse piovere. I thought it would rain. Non ha piovuto. Ok? Pensavo che avrebbe piovuto. He said they would win. Vuol dire, lo aveva detto che avrebbero vinto. Avete visto che l'inflessione va su said, su detto. Quindi l'aveva detto, cavolo. Invece, he said they would win. He said they would win. Aveva detto che avrebbero vinto. Cioè, vedete l'intonazione che vuol dire non ha vinto. Non hanno vinto, ok? Comunque, queste sono delle cosine interessanti su delle forme di futuro un po' diverse, ok? E niente, che altro vi posso dire? Questi erano le forme verbali del futuro un po', più particolari. Se avete un argomento preciso da richiedermi o una materia precisa che magari non vi sconfinfera tanto in cui avete dubbi, scrivete qua sotto che ne parliamo insieme. Ho un ciuffo terrificante. E niente, ci vediamo al prossimo video e alla prossima lezione. Mi raccomando, se avete problemi, scrivete qua sotto o domande o curiosità, quello che volete, insomma. Sono qua. Ciao.